Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Oggi siamo qui in un video diversissimo dal solito, penso che raramente ho portato video del genere. Vi annuncio già che sarà un video molto lungo perché qui andiamo ad analizzare una partita che ho giocato questa settimana e Weekend League contro un verificato tedesco barra danese. Non riesco a capire benissimo cosa sia perché da Futwiz me lo dà tedesco, mentre da FIFA GG me lo trova danese. È un giocatore anche molto forte perché è praticamente fisso in Elite 1. E quindi mi piaceva rimostrarvi questa partita perché è stata salvata nel Foot Champions Channel. Quindi ne ho approfittato, visto che capita poche volte di esserci, di portarvela per farvela vedere. Quindi con piacere vi mostro questa partita, così potete anche vedere in che modo gioco, come affronto la partita, visto che molti di voi mi dicono: Gera, ma tu come giochi, come ti comporti in game, eccetera, eccetera. Allora, ovviamente io sono il player con la divisa celeste, quindi con il cursore rosso. Parliamo un po' prima, nel mentre scorre il gameplay, parliamo di cosa è successo. Allora, questa è stata una weekend league molto particolare, ci sono stati vari episodi, crash, eccetera, e come vi ho annunciato anche sul post community. Però, praticamente dopo un crash in cui stavo vincendo, ho riniziato la ricerca della partita e ho trovato questo avversario qui, che praticamente si chiama Eden. Lui era sul 18-0, io ero sul 22-4, quindi andiamo in vantaggio con grande gol di Eusebio. Ragazzi, Eusebio è fenomenale, ve lo sapete, io lo utilizzo così, lo faccio stare lì bello in posizione prima punta, gli scarico il pallone, mi giro destra-sinistra e tiro. Comunque trovo questo player che era sul 18-0, quindi io all'inizio non sapevo che era 18-0 ovviamente, l'ho scoperto dopo dal channel, ma avevo notato che era fin troppo forte, perché raga, a parte che avevo uno squadrone più forte del mio, già la mia squadra è forte, la sua era ancora più forte, che aveva Carvajal Tots, Ramos Tots, Gullit Prime, Mané Tots, Robertson Toti, Mendy Shapefilter, poi in attacco aveva Ronaldo Toti e Fenomeno, che non mi ricordo se era Prime o Prime Moments, quindi questa piccola cosa non me la ricordo. Comunque, squadrone colossale. Quindi è stata una partita molto equilibrata. Io purtroppo soffro un po' in difesa perché, ragazzi, io sto giocando, come ben sapete, con Van Dijk base. Sto cercando di racimolare più crediti possibili per upgradare gli ultimi reparti nella squadra. E vi devo dire, questa settimana, allora, uno, vedrete il gameplay di Arnold, perché ho provato Arnold Tots, di cui poi porterò la recensione. E poi, ovviamente, come state vedendo in game, ci sono anche altri giocatori che non ho portato molte recensioni. Guardate qui lo stesso Felipe Anderson, che parlo tempo fa, l'ho usato titolare al posto di Messi per provare. Poi, non so, abbiamo anche Mané Tots all'opera. Quindi, sfruttiamo questo gameplay, sfruttatelo anche voi per vedere un po' come io utilizzo questi giocatori e come mi ci muovo in campo. Intanto mi scuso ovviamente per la barra sotto, io l'ho registrata così la partita perché l'ho presa direttamente dal channel, quindi mi sono dimenticato di togliere la barra sotto, però alla fine non va a disturbare troppo il gameplay. Comunque, come state vedendo, è una partita molto difficile. Qui io mi stavo ancora analizzando l'avversario, era partito con un 4-2-3-1, se non mi sbaglio lui giocava col 4-4-2 o col modulo degli esterni. Quindi cercavo in tutti i modi di farlo muovere per capire come si muoveva, perché dovevo analizzare bene, quindi io gioco così principalmente, ragazzi. Inizia la partita, il primo tempo lo utilizzo per analizzare bene l'avversario, capire qual è il suo punto debole. Cerco di utilizzare al meglio tutte le risorse che trovo. Quindi in questo caso cerco di capire lui cosa sbaglia, dove soffre e cerco di colpirlo. Comunque lui in fase offensiva, guardate qui mi segna, se non sbaglio, qui mi ha fregato, ho difeso malissimo. Purtroppo Van Dijk base è leggermente lento nel cambio di direzione in questo momento del gioco. Qui poi ho sbagliato che stavo per prendere il contro kick off, ragazzi. Qui purtroppo ci sono dei momenti in cui dovete stare attenti, sempre ben girati col corpo. Mai dovete affondare il passaggio, forzare la giocata, perché sennò andrete poi voi in svantaggio e rischiate veramente tanto. Comunque, io vi anticipo già, questa è stata una partita in rimonta perché è stato un partitone, a me è piaciuto tantissimo, infatti sono contento che ne sia uscito sul channel potervelo far vedere, perché qui proprio si vede il discorso che vi feci tempo fa, che
nel video sui consigli della VL, cioè che mai dovete mollare, dovete essere calmi e mantenere sempre la testa lucida, perché se fate così, ragazzi, potete rimontare quelle partite impossibili. Qui stiamo parlando di un player che sulla carta, ovviamente sulla carta Footwiz e anche sulla carta FIFA GG, ha più punti di me ed è sempre ben piazzato rispetto a me in Weekend League e penso anche in qualche qualifica, questo non lo so. Però già con i risultati della VL lui ha più punti di me, quindi ha più esperienza, è più costante, cosa che, come sapete, io purtroppo ultimamente non riesco ad essere costante, però siamo a fine anno e io cerco di giocare tanto per togliermi qualche sfizietto, giusto per, non so, provarmi a comprare qualche giocatore, eccetera. Però, raga, come ben sapete, i top risultati non vi garantiscono dei top premi. Quindi, per farvi un esempio, settimana scorsa Elite 2 ho racimolato 400k, Elite 3 ho racimolato 1.400.000. Qua intanto vedete come ho difeso, ho temporeggiato, l'ho portato a tirare fuori aria. E per fortuna mi è andata bene, perché sennò, ragazzi, qui si metteva male. Però qui intanto calcio d'angolo, guardate, passa rimpalli su rimpalli, con molta calma cerco di far ripartire l'azione, perché devo stare attento visto che è il 45esimo. Che, ragazzi, come sapete, il 45esimo e il 90esimo, così come il 105esimo e il 120esimo, sono minuti particolari in cui è meglio tenere la palla che lasciarla all'avversario. Intanto qui vedete, io provo a sfruttare proprio questo 45esimo, guardate, non demordo. Cerco l'inserimento di Eusebio che si muove un po' troppo velocemente, la do a Neymar, provo, guardate il tiro, ma Van der Sar fa il miracolo e mantiene ancora in gioco l'avversario, che poi vedrete cosa succede. Praticamente dopo questa azione comincerà il secondo tempo, la partita avrà tutto un altro senso, perché questo FIFA è particolare. Ci sono dei momenti in cui praticamente anche una vostra azione sbagliata, un determinato movimento, eccetera, vi fa girare la partita al contrario. Per esempio, quante volte vi è capitato di prendere voi il palo e di subire il gol subito dopo? Capita quasi sempre a tutti. È la stessa cosa in queste partite. Praticamente vi può... Voi fate un tiro, il portiere fa un miracolo clamoroso. Dopo quel miracolo clamoroso, ragazzi, cambia proprio la partita. Sentite i vostri giocatori più pesanti e all'avversario gira tutto bene. E questo è successo qui. Praticamente, dopo un po' i suoi volavano e io non riuscivo più a starci dietro. Ovviamente, se era tedesco, è normale. Quindi andando, guardate, faccio finta che non gioco. Guardate l'aspetto mentale che vi dico. Quindi faccio, ho fatto finta di lasciare il joypad, lui mi ha attaccato e invece poi mi sono girato. Ecco perché è molto importante il fattore mentale quando giocate a FIFA. Dovete essere sempre lucidi. Mai, mai lasciarvi influire da ciò che succede in VL. Comunque vedete, io sono molto aggressivo in difesa, questo è sconsigliato, qui prendo il secondo gol, la CR7. Stavo dicendo, io sono molto aggressivo in difesa quando difendo, perché mi piace proprio uscire a razzo verso gli attaccanti avversari, è una cosa sbagliata. Molti vi dicono temporeggia, fai altro, eccetera, però a me piace molto questa difesa aggressiva perché mi piace dar pressione all'avversario. Guardate come esco con Luiz. Stessa cosa ho fatto prima con Van Dijk, però ripeto, Van Dijk base attualmente non è più decente da tenere squadra. Non che non sia forte, però contro player forti, ragazzi, quel giocatore più forte vi fa la differenza. Qui intanto, ragazzi, prendo il 3-1. Guardate. Adesso un classico player potrebbe dire, cavolo, avversario forte, 3-1, la partita è persa. Invece no, ragazzi, io non ho mollato. E non mi sono lasciato prendere nemmeno dalla sua esultanza stupida che fa la chiamata, eccetera. Perché poi ci sono i classici fenomeni che credono che esultando fanno quittare o altro. Invece, se fate una cosa del genere a me, io praticamente mi gaso e cerco di vincere poi quel game per rifare a lui l'esultanza. Perché poi vedrete anche in questa partita che ho fatto la stessa cosa praticamente. Comunque, vediamo un po' il game. Io, raga, non ho mai intrattenuto per così tanto tempo degli spettatori, quindi mi fa strano parlare per quasi 29 minuti di fila, però cercherò nel più possibile dei modi di essere presente in questo video. Guardate, gestione della palla con calma, guardate, cerco lo spazio giusto, vedo Eusebio e segno il 3-2.
molta calma. Qui festeggio normale. Come avete visto, ragazzi, già abbiamo riportato un po' la partita al top. Quindi adesso lui giocherà un po' più safe. O tenderà di chiuderla coprendosi, oppure melina. Quindi adesso vedremo lui come si comporta. Al primo momento sembra che lui voglia chiuderla la partita. Però vedete, sta molto safe. Guarda, torna indietro. Non forza la giocata perché giustamente sta vincendo 3-2. Una partita difficile, forse anche per lui. Non lo so se l'ho messa in difficoltà. E quindi, guardate, si muove molto safe. Non sta lì a buttarsi per vie centrali. Ma io, guardate, aumento il pressing. Sto lì. Guardate lo switch quando è importante, per quello vi dico, lo switch è importantissimo perché vi prendete, switchate, andate avanti e cercate di coprire le linee di passaggio pericolose. Guardate quanta pressione gli faccio con lo switch. Guardate qui. Vedete Van Dijk, nonostante tutto riesce a prendere palla, recupera palla David Luiz che è il difensore più forte del gioco, non c'è ombra di dubbio. Quella carta flashback è qualcosa di fenomenale, raga. Quel giocatore è uno che non toglierei mai. Lo toglierò solo a fine anno per mettere per esempio due tots. Qui intanto lui sbaglia, preso dalla fretta. E noi ripartiamo. In porto ho preferito mettere Van der Sar perché Alisson nelle ultime partite mi ha fatto delle cappellate. Quindi per punizione l'ho messo in panca. E ho messo Van der Sar mid pick, quello lì che ci ha dato dagli swap. Intanto siamo al 77esimo, raga, quasi alla fine della partita. E dovevo darmi una mossa perché... sembra ovviamente tenendo la calma. Guardate, ho alzato un po' la profondità della squadra. Qui non si vede che ho messo pausa. Qui ho alzato leggermente la profondità. E cerco di portare un po' più giocatori avanti. E sfrutto un po' la larghezza del campo. Avendo due corridori sulle fasce. Ovvero Mané e Anderson. Infatti qui avevo messo attacco sul lato della fascia. Attaccanti sulla fascia, scusatemi, ho sbagliato. Per allargare il team, guardate, qui comincia un po' il gioco che piace a me. Molti fraseggi nella sua mediana, cercando il varco giusto, guardate, lui comincia a sbagliare un po' di switch. Qua c'ha fortuna del rimpallo, però io imposterò tutto il mio gioco in questo stile, praticamente nel finale. Proprio perché voglio mettergli pressione e portarlo a sbagliare switch. Guardate, faccio anche le scivolate, alzo il pressing. Mancano 5 minuti, la partita sembrava finita, ragazzi. Guardate, per quello vi dico, state calmi. Guardate, azione sua. Guardate, switch al centro David Luiz, lo porto lì in posizione. Rubo palla al centrocampo perché lui va di fretta. Guardate, parte l'azione praticamente del gol, diciamo. Perché poi da questa punizione si dovrebbe scaturire il gol, se non ricordo male. Che a breve dovrei segnare. Quindi vedete, recupero palla a centrocampo, poi rifacciamo l'azione. Guardate, gioco in mediana. Entra Henderson, entra Messi. Io ho fatto i cambi. Entra Messi e si prende il calcio di rigore. Ecco perché, ragazzi, vi dico, giocate alla fine della partita può succedere tutto. Qui, gol di Eusebio e noi andiamo a festeggiare così con quell'esultanza cringe che c'è nel pass. Guardate che in cui praticamente il giocatore prende il sole. E abbiamo sistemato una partita, l'abbiamo rimessa in gioco. Adesso ce l'andiamo a giocare ai supplementari. Ecco qui, ragazzi, siamo partiti col primo tempo supplementare. Adesso vi spiego anche il cambio che ho fatto, perché mi potrete dire, Gera, ma perché hai tolto Vieira? Hai messo Henderson, hai messo Messi, eccetera. Vabbè, Messi è sottinteso, raga, l'ho messo al posto di Neymar. È un cambio un po' strano. Perché io Neymar non l'ho mai tolto, però qui lo stavo testando perché ho notato una cosa, raga. Messi COC da sub è divino. Non chiedetemi perché, l'avete visto, cioè, non so, mi fa girare la squadra in una maniera perfetta. E quindi ho deciso di utilizzarlo così in queste ultime partite. Henderson invece è una carta che mi ha sorpreso nel complesso del gioco, perché l'ho utilizzato per la prima parte di VL titolare. Poi ho voluto dare nuovamente l'opportunità a Vieira di giocare, perché voi, come ben sapete in tutti i video, vi racconto che Vieira lo vorrei togliere proprio per provare qualche altro giocatore. Però il problema è che togliere Vieira è difficile, perché lui fa una fase difensiva top rispetto agli altri CDC. Per questo ogni tanto lo vado a togliere per cercare di abituarmi senza di lui, perché vorrei metterci un Kanté Toti oppure un
De Jong Toti. Intanto qui Messi, guardate quello che vi dicevo, è divino. Segna il gol del 4-3. Festeggiamo a modo nostro. E ci portiamo in vantaggio. Vedete qui, movimento di corpo con Eusebio, inserimento di Messi, COC. Nonostante abbia normale di work rate in attacco, ha fatto l'inserimento, ha segnato. E quindi vi stavo dicendo, sto cercando di abituarmi a senza Vieira, perché così in settimana potrei provare altri giocatori, anche per portarvi le recensioni, non so, vediamo un po'. E soprattutto perché, raga, a me piace molto De Jong, e attualmente costa meno di 1 milione il TOTS. Vieira costa 1,8 milioni, quindi andrei ad incassare 800.000 crediti, che non fanno mai male, visto che devo potenziare un po' la difesa, lato soprattutto Van Dijk. Qui ho sbagliato malissimo lo switch. E ne approfitta lui che si porta in parità. Però questa volta non festeggia il fenomeno. Non festeggia. E quindi qua dobbiamo stare attenti, raga. Qui c'è il 105esimo. E quindi dobbiamo muoverci tranquillamente. Perché se forziamo la giocata, c'è il rischio che riparte il contropiede del 105esimo. Come vi ho detto, i minuti sono importantissimi. E quindi andando proviamo ad attaccare noi. Ma la palla la perdiamo e quindi finisce il tempo, lui non può ripartire. E abbiamo il secondo tempo per provare a chiudere questa partita difficilissima. Perché secondo me se questa qui la portavo ai rigori, per come ero messo mentalmente, la perdevo, ragazzi. Perché io i rigori perdo sempre. Non chiedetemi perché. Datemi una partita ai rigori e ve la perdo. Se la vinco è semplicemente perché l'avversario è più scarso dei miei rigori, se no la perdo. Comunque, guardate, Messi ci uccide anche una mano in fase difensiva. C'è anche James adesso in campo. Non mi ricordo se l'avevo fatto entrare già da prima, non ci ho fatto caso. Comunque guardate Messi come gestisce bene la zona di campo lì. Lui ovviamente sta pressando un po' di più perché vuole vincere. Noi proviamo il tiro. Qui ho provato il tiro a giro, raga, ma Eusebio ha tirato una mozzarella clamorosa. E questi sono i minuti più iperattivi della partita, ragazzi, più adrenalinici, perché diciamo, possiamo dire che due avversari quasi di pari livello si stanno affrontando e non vogliono andare ai rigori, perché si vede che entrambi non volevano andare ai rigori. Quindi io cerco di tenere palla, guardate il gioco tra i mediani. Guardate Henderson che non sbaglia un passaggio a differenza di Vieira. E poi imbucata e noi continuiamo a festeggiare, mettiamo il dito nella piaga con questo festeggiamento, questa esultanza di Eusebio. E praticamente con questo gol ci portiamo a casa la vittoria, raga. Molti dicono R9 è meglio di Eusebio, Eusebio è meglio di R9. Sono gusti, ragazzi, è il modo in cui giocate. Eusebio è impressionante, non soffre il gameplay. Qui c'era un gameplay di merda, raga. Ve lo dico io, c'è un gameplay di merda e Eusebio non ne ha sofferto minimamente. Ovviamente tende a sbagliare anche lui, ci sta. Però se già vi faccio un esempio, andate a prenderlo nel R9 in un gameplay marcio, noterete tutta la sua pesantezza e il fatto che non si muove, sta lì proprio fermo, è pesantissimo. Invece Eusebio no. E qui abbiamo Eusebio Baby, io non lo so immaginare il Prime o il Prime Moment. Ecco perché a me piace molto lui. Mi piace avere alle spalle di Eusebio giocatori che skillano, agili eccetera, però in attacco mi piace avere un giocatore agile che si muove posto veloce come Eusebio, perché come lui non lo fa nessuno, ma un giocatore soprattutto che finalizza bene. E chi meglio di Eusebio, raga? Ovviamente c'è il classico Beyeder o qualche altro giocatore, anche Richarlison è molto forte a finalizzare, però raga, Eusebio è Eusebio e come avete visto ci ha praticamente carriato questa partita insieme a Messi Sub. Ragazzi, Messi Sub COC, mettetelo, ci metto la firma io. Un animale, un animale. Comunque si è concluso la partita. Tutto sommato nemmeno tanto a sfavore nostro, perché l'abbiamo schiacciato. Precisione tiri 100%. Quelle poche volte che sono arrivato in porta ho segnato. E praticamente poi grazie a questa vittoria ci portiamo a 23. E ci portiamo anche a casa una bella partita vista sul channel, che poi dopo un po' hanno tolto. Però ragazzi, sono riuscito a salvarmela per farvela vedere. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, almeno avete visto come mi muovo in campo. Se vi piacciono video del genere, fatemelo sapere, che a settimane, di settimana in settimana vi porto, non so, una delle partite più difficili che ho giocato e vi faccio vedere come l'ho giocata. Ditemi voi, passate al link in descrizione, mi raccomando, lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale, e noi ci becca al prossimo video. Un saluto da Gera, ciao!